piace? Bello. Ho sentito che i dazi aumenteranno. Ah, il ciocobo dormiente. Benvenuto tra noi. Sei libero di andare e venire, persino verso nord, ora che il ponte è riparato. Non temere per le assi. Ho usato del buon legno. È delle bestie dall'altra parte che devi preoccuparti. Non temere per le assi. Ho usato del buon legno. Secondo Marta, la piaga è più diffusa a sud. E questo spinge altri mostri a migrare. Temo li incontreremo lungo la strada. Allora è meglio tenere gli occhi aperti. Massimo, bello! È finita! Tieniti a distanza, bello! Ecco! Sarà facile. Yeah!
portano! Basta così! Sta giù! Dai il massimo, bello! Non lasciarli scappare! Dai il massimo, bello! Non lasciarli scappare! Vai, bello! Di qua! Sì, bello! Let's go!
Proprio come quello al rifugio. Ma non sembra funzionare. Ehi tu, vieni qui! Scusami, la tua spada sarebbe utile. La solita iella, un marchiato. Non ho tempo di contrattare con il tuo padrone. Aspetta. Hai con te il ciocobo dormiente? Sei un amico di Marta? Bene, non mi biasimerà se ti sfrutto un po', perché si tratta di lupi. Abbiamo cercato di occuparcene da soli. Abbiamo piazzato un'esca per sorprenderli e poi massacrarli. Ma non ci aspettavamo che il branco fosse così grosso. Immagino li abbia spinti la piaga. Sono andati in cerca di pascoli più verdi. Speravamo che a pancia vuota fossero prede facili, ma la cosa li ha resi solo più feroci. Marta non è una stupida. Avrà visto qualcosa in te. Per favore, elimini i lupi. D'accordo. Quei lupi devono essere una minaccia per tutti. Sì, è proprio quello che intendevo. Io scommetto che quei bastardi sono ancora laggiù a finire quell'esca. Quando li avrai eliminati tutti, va a parlare con il mio amico al ponte. Il suo nome è Bryce. Fagli sapere che potrà attraversarlo. Bene, va allora. Bryce è bloccato sull'altra sponda del ponte da secoli. Yeah!
sia ferito, dai! Devo trovare questo Bryce e dirgli che la strada è sicura.
sarà facile. Troppo lento. Chiedo quanto durerà quell'esca. Tu sei Bryce? Perché vuoi saperlo, portatore? Il tuo amico mi ha chiesto di eliminare i lupi, quindi li ho tolti di mezzo. Vorresti dirmi che un portatore ha ucciso un intero branco? Beh, se non l'avessi fatto, non saresti da questa parte del ponte. Diamine, sei proprio un tipo tosto. Ah, Frederick! Furbacchione! Io non avrei mai pensato di aizzare bestia contro bestia. Ci hai servito davvero bene. Porgi i nostri ringraziamenti al tuo padrone. Guarda, dei mulini. È Pozza Orientale.
Dai il massimo, bello! Piccolo sono venuto qui con Lord Murdoch. Rosaria sembrava molto diversa all'epoca. Lasciami scappare! Un aiutino! Le mie ferite, bello! Basta così! Sai cosa fare, bello! Mordi, torta! Massimo, bello! Non lasciarmi scappare! Torgal! Le mie ferite, bello! Meglio! Le mie ferite, bello! Un aiutino! Torgal! Torgal!
Quanta calma. Sì. Voi siete Clive Rosfield. Sono io, Anna, la moglie di Rodney Murdoch. Lady Anna. Oh, me lo sentivo. Non siete cambiati affatto. Il Lord Marchese e Jill. È un vero piacere rivedervi. Anche per noi è un piacere, Lady Anna. Se avete tempo, dovete venire a trovarmi a casa. Non ho molto da offrirvi, ma lo condividerò volentieri. Sarebbe un onore. Quindi avete vagato per il mondo da allora. Capisco fuggire da quei bruti dei sangue ferreo, ma... Oh. Dover affrontare il mondo così giovani... Non è stato facile, ma... Siamo sopravvissuti e ora siamo qui. È magnifico vederti sana e salva, Lady Anna. Pensi di restare a Pozza Orientale? Rosalith gode della benedizione del cristallo madre, non è vero? Potresti trasferirti. Questa casa contiene molti ricordi. Fino a quando potrò vivere in pace, resterò qui. Non che abbia scelta. La capitale è chiusa ai civili, ordini della duchessa. O dovrei dire... Sua Maestà Imperiale. Le nozze tra Annabella e l'imperatore di Sunbreak hanno portato molti cambiamenti. Sì, immagino. Oh, scusate, non volevo... Tranquilla, non dovete scusarvi. Mia madre non farebbe un'eccezione per voi e vostro marito. Di certo non potrà rifiutare il Lord Comandante. Ah, non lo sapete. Rodney è morto la notte dell'incendio. Non è tornato da Porta Fenice. Mi dispiace. Clive. Povero ragazzo. Siete pallido. Il viaggio deve avervi stremato. Credo dobbiate riposare. Parleremo più tardi. Sei sicuro di non voler dormire dentro? Non posso. Non dopo ciò che ho fatto. Lady Anna ha detto che domattina ti preparerà un cambio di vestiti. È stata davvero gentile. Tredici anni di uccisioni.
13 anni, senza un briciolo di speranza. Ho resistito soltanto per Joshua. Ho giurato che avrei vendicato la sua morte. Che avrei ucciso il suo assassino. Era l'unica cosa che dava un senso alla mia vita. Ma se sono stato io a uccidere Joshua e Murdoch e tutti gli altri, allora perché sono ancora vivo? Mi chiedo lo stesso di me. Ho ucciso centinaia di persone. Tutti quei cadaveri. Quelle vite spezzate prematuramente. Quel giorno in Dalmechia, io volevo raggiungerli. Volevo che tutto finisse. Non potevo sopportarlo. Se quello era vivere, allora meglio essere un altro cadavere. Mi spiace. Ricordi quella notte sul terrazzo? Guardavamo la luna. Ho rivolto una preghiera a Metia ed è stata esaudita. Sei tornato da me. Il cielo deve avere un piano per noi. Dovremmo riposare. Già. Buonanotte, Clive. Sogni d'oro. Grazie, Lady Anna. Forse ora le persone non fuggiranno vedendomi. Siete identico a Elwin quando aveva la vostra età. Perché hai alcuni vecchi vestiti di mio padre? Oh, prima che Elwin divenisse arciduca, le nostre famiglie si vedevano spesso. Lui e Rodney erano come fratelli. Questi abiti sono rimasti in un armadio per anni, a prendere polvere insieme a tutto il resto. Beh, te ne sono molto grato. E scusami se ti privo di questi ricordi. Non preoccupatevi. Vostro padre avrebbe voluto così. Ti stanno bene? Grazie, Lady Anna. Sì, grazie. Sei gentilissima. No, io ringrazio voi. Anche se è stato solo per un momento. Vedervi mi ha riportato a tempi più felici. Buona fortuna, mio signore, mia signora. Anche a te, Lady Anna. Seguendo la strada che va a nord, dovremmo arrivare a Porta Fenice. Andiamo. Temo che la vecchia strada per Porta Fenice sia stata investita dalla piaga. Abbiate cura di voi, là fuori.